200 scout del distretto di Frosinone hanno partecipato nei giorni scorsi in Normandia all'Eurogem 2014, un'attività che si svolge ogni 10 anni tra tutti i gruppi scout europei, ma che arrivano anche da tutto il mondo e che quest'anno ha richiamato oltre 12.000 ragazzi. Per 10 giorni, infatti, gli scout di tutto il mondo hanno vissuto con coetanei di altre 18 nazioni sotto la stessa bandiera di Fraternità Internazionale. E oggi nella zona di Edicolè abbiamo incontrato alcuni dei rappresentanti scout di Frosinone. Sentiamo. Ma io vi ringrazio per averci ospitato questa mattina, solamente brevemente per dire che cosa è che siamo andati a fare lì in Francia, precisamente in Normandia. Praticamente da Frosinone sono partiti circa 200 ragazzi in rappresentanza del distretto scout di Frosinone, che praticamente parte da Palestrina fino a Ceprano. Erano provenienti dalle parrocchie di Santa Maria, Sacra Famiglia, Madonna Neve e Sacro Cuore, e con, come dicevo poco fa, una rappresentanza di Paliano e Ceprano. Da qui siamo andati in 200, ci siamo uniti insieme ad altri 4.500 italiani e lì ce n'erano altri 12.000 che ci aspettavano per insieme partecipare al Jamboree, che è un evento che si tiene ogni 10 anni. Quindi siamo partiti 30 anni fa, sempre dalla Francia, 20 anni fa eravamo a Viterbo, 10 anni fa a Zelasco in Polonia e quest'anno ci siamo recati ancora in Francia. Quindi è stato un bel evento che ha visto insieme rappresentanti scout provenienti da 20 stati, tra cui è bello ricordare anche dal Nord America e dal Canada. Ma la cosa più bella è che questo Jamboree ha unito anche paesi che attualmente sono in guerra. Erano rappresentati scout della Russia e scout dell'Ucraina. E veramente insieme per 11 giorni, nonostante, vorrei ricordarlo, abbiamo condiviso fatica, un viaggio di 25 ore, ma soprattutto abbiamo preso, inutile ricordarlo, tanto fango e tanta pioggia. Veramente tutti insieme abbiamo realizzato quello che forse qualche anno fa era un sogno. Ma a distanza di un anno, tutti insieme, grazie alla caparbietà di tanti capi che in questo momento modestamente rappresento, insieme ad altri 20-30 capi, abbiamo realizzato quello che è un sogno che sicuramente i nostri ragazzi ricorderanno nel futuro. L'Eurogem è stata una cosa molto bella e sono rimasta colpita perché succede dopo tanto tempo, quindi sono stata molto colpita dal fatto che hanno preso noi. È stata molto emozionante anche perché abbiamo conosciuto tanti altri scout di nazioni e di altre nazioni e di altre regioni comunque. E, il tempo non è stato dei migliori per alcuni giorni, però per il resto anche con l'acqua ci siamo divertiti per certi versi. Comunque è stata sempre una bella esperienza. Io ricordo in particolare il Venite e Vincete, che è il grande gioco dell'Euro Jamboree, in cui tutti gli scout che hanno partecipato hanno giocato insieme, divisi, perché altrimenti era un gioco troppo grosso, però comunque naturalmente non era uno stand per soli italiani, soli francesi, ma ogni gioco era diviso tra italiani, francesi, inglesi, eccetera. Ho stretto una bella amicizia con delle ragazze francesi con le quali parliamo ancora, abbiamo ancora questi contatti, quindi devo dire che un pezzo del mio cuore è rimasto lì in Normandia.
Ancora grazie allo staff della libreria Edicole di Frosinone per averci ospitato e per aver permesso a noi, agli scout di Frosinone, di farci conoscere questa bellissima realtà. È tutto per questa prima parte, ci fermiamo per una pausa, tra poco torniamo in studio per la pagina dello sport. State con noi.